abbiamo appena assistito alla esercitazione in cui si è simulato un incendio all'interno del porto. Quali sono le prime cose da fare nel caso si avesse il sospetto di un incendio? Allora, innanzitutto parliamo di un luogo molto particolare. Per noi è un grado di attenzione importante perché è ricco di possibili condizioni molto pericolose. E quello che abbiamo fatto è una simulazione con un soccorso a persona di un ipotetico incendio che può essere su una barca o comunque nell'ambiente del porto. E quello che avete visto è la procedura che bisogna adottare per questo tipo di emergenza. Quindi il soccorso a persona e poi coadiuvare gli altri enti per quanto riguarda il soccorso sanitario e per quanto di nostra competenza limitare, diciamo, questo incendio. Quali sono le informazioni che date ai bambini che oggi partecipano a questa manifestazione? Allora, come dicevo, ai bambini non posso fare le previsioni perché non abbiamo il computer, però li faccio vedere come funziona una stazione meteorologica che ho montato sul palo e gli spiego in breve la mia funzione, il lavoro che faccio tutti i giorni. Ecco. Com'è il riscontro tra i giovani? C'è sensibilità su questi temi? Sì, sì, c'è molta sensibilità, anzi c'è sensibilità e curiosità. Abbiamo visto che con le nostre iniziative ambientaliste legate alla no plastica in mare abbiamo un grosso seguito di ragazzi e quando organizziamo queste raccolte di plastica, queste manifestazioni, facciamo presto a fare dei numeri importanti. Si parte dai bambini a fare una corretta educazione ambientale? Esatto, quest'anno abbiamo lavorato sia con i bambini nelle scuole che in queste manifestazioni. Noi ci rimane facile perché veniamo da anni di esperienza di lavoro nelle scuole per avviarli alle discipline nautiche come il canottaggio e la vela. Adesso abbiamo approfondito anche il settore ambientalista.